ragazzi, buongiorno. Tanto che non faccio un video, sono stato preso con le mele, col lavoro e finalmente ho finito. Oggi è una giornata un po' speciale perché sto andando in stazione a Trento a prendere una persona che voi conoscete molto bene, conoscete probabilmente meglio di quanto conoscete me. A me piace definirlo il Darwin italiano. Andremo insieme a fare un'escursione, staremo via la notte, penso in tenda, attrezzatura invernale, ciaspole, vestiario, zainone, perché quello che ci vuole, e non è vero che un ultralighter si priva della sicurezza e delle cose necessarie. Quando è necessario il vestiario pesante, va portato il vestiario pesante, perciò io oggi sono col 48 litri e oggettivamente è anche strapieno. Sarà un video un po' sintetico probabilmente, perché essenzialmente per due motivi. Il primo motivo è perché appunto voglio proprio approfittare di questo incontro per godermelo a pieno e anche imparare da questo grande guru del hiking, del cammino su YouTube. L'altro motivo è che sono un po' in un periodo emotivamente down e allora non è che il mio umore sia proprio alle stelle. Bene, detto questo, andiamo a vedere se riusciamo a recuperare quel disgraziato. Eccoci qua, abbiamo recuperato il nostro Alessandro, che penso non abbia bisogno di presentazioni. E sono andato a fare la cacca. I qua gli zaini oggi sono pieni all'inverosimile, è una cosa imbarazzante. Dai, sono in buona compagnia. Madonna. Siamo sulle mie montagne, lo sapete che io sono sempre molto vago. Appunto, la quota neve non è male perché secondo me è sui 1800 metri, quindi dai, si dovrebbe viaggiare abbastanza bene. Sarò un po' avaro di video oggi perché devo assorbire l'arte del nostro Darwin italiano. Iniziamo a prendere quota, abbiamo fatto un paio di 100 metri, inizia ad esserci la prima neve, la pendenza si fa sentire, però in compenso la temperatura è veramente gradevole. Comunque tra poco, adesso arrivo con la mia massima, tra poco spiana. Patisco un po' per il peso dello zaino, che non è di certo il mio, al quale sono abituato, e soprattutto gli scarponi. Gli scarponi sono uno strazio. Qua lo spiano è giunto al termine, purtroppo, e stiamo adesso salendo verso un laghetto e l'idea malsana è la solita idea. Ma quella di... Io ho una proposta. Cosa ti interrompo? Vai, vai. Devi dare dei nomi inventati a tutti i posti dove vai. Te li inventi su... Sono talmente inventati. Laghetti... Laghetti dei pini mughi. Laghetto della fatina. Il problema è che poi si tocca camminare. Qua la neve inizia a farsi sentire, non abbiamo ancora messo sulle ciaspole perché il terreno è un po' sconnesso, però ogni tanto si sprofonda decisamente sopra, anzi il ginocchio.
pausettina snack al baito prima di riprendere. Sono passate penso 3 ore e abbiamo fatto 4 miseri chilometri e mezzo. Le tempistiche nella neve sono sempre veramente imprevedibili, quindi l'obiettivo giornaliero dei 7 chilometri e mezzo, quello che è, mi sa che non è male. Pensavo all'inizio eravamo un po' scettici che magari fosse troppo vicino, però con i ritmi da neve ci sta. Non nascondo che sto puntando al lago anche per una possibile sessione di bagno. Stiamo proseguendo anche perché inizia a essere tardino, con le notti, sì, con le giornate corte è meglio un po' sbrigarsi. Adesso stiamo per arrivare a un altro bivacchino dove ci fermeremo finalmente a pranzo, perché ci stiamo autodigerendo. Poi ci resteranno 2 chilometri e mezzo, siamo arrivati al nostro camp spot. Sparati questo sistema di apertura finestre altamente frugale. Buon appetito. Buon appetito. Io ho già iniziato a mangiare panino classico con formaggio leggerissimo. Ale ha un gustosissimo porridge arricchito con semi, uva. C'è anche dell'ananas, che non so cosa c'entra nel mix insalata. Ti rilasciamo un po' qua. E poi ripartiamo, andiamo verso la nostra meta. Sono usciti 2 interessanti ingredienti dell'alimentazione di Alessandro. Uno è un panetto di burro. Da un netto, da 100 grammi. Notare, fammi vedere. No, è sparito. Ah, si è sciolto. Sì, ma... E l'altra cosa ce l'hai a portata? Qual è? La mayo. Ah. Wow. Per package. Tacolo. 6 per 15 mm. Quante calorie ci sono? In un coso di maionese? 15 mm. Millilitri, scusa. Quante calorie ci sono in 100 grammi di maionese? Mi sembra 650. Ok, di più della frutta secca praticamente. Sì, o più vicino a 700 forse. 650 calorie di bontà. Bene, pranzo fatto. voglia di ripartire, saltami addosso. Dai, si crepa di freddo adesso. Gli ultimi sforzi, dai. Buttati che è morbido. Stiamo tagliando giù brutalmente di ignoranza, ignorando appunto dov'è la traccia del sentiero, perché tanto con la neve sentiero non ce n'è, e questa ci permette di accorciare parecchio il giro. Ci saranno 50 cm abbondante qua di accumulo di neve, però dai che ci siamo. Che fa un po' di extra miles per tornare a recuperare la videocamera. Queste sono le miglia che nessuno vede. Siamo giunti all'ultimo lago, però anche qua siamo impossibilitati a fare il bagno. A fare il bagno. Tanto fare il bagno.
magari troviamo una sega. Ah, che tra l'altro ce l'ho per fare il buco nel ghiaccio. Vabbè, e comunque siamo arrivati al nostro bivacchino, punto d'arrivo. Mi si è interrotto il video prima perché il freddo mi ha ucciso la batteria. Comunque ci stiamo preparando, abbiamo preparato le postazioni per le tende, spianando la neve. Fatto un po' di scavo con le ciaspole, adesso è ora di montarla. Pitching fatto, un po' la bene meglio con quello che c'era. Sassi, ciaspole, come picchetti, eccetera. Però dai, non sembra male. Vediamo qua. Ale, come è messo? La tecnica che si usa, l'ho vista 2 giorni fa nel video di uno sci alpinista. Quindi tu hai usato i picchetti in orizzontale? Ah, scavati. Ok, in... ok, ok. E vedremo se stanotte questo metodo tiene. Ora di andare a nanna, sono ben le 11 tipo, poi vi racconto un po' com'è andata, ma volevo porre dell'enfasi su questa brina. Dio mio! Si prevede una notte calda e accogliente. Finalmente, finalmente orizzontalizzato in tenda. Con la mia fantastica bajour a zaino. Saranno un meno 4, un meno 5, al momento è bello fresco, speriamo comunque di che la notte vada bene, nonostante la brina sulla tenda dentro e fuori. Ma siamo belli attrezzati e malissimo che vada, ci rifugiamo qua nel bivacchetto. Abbiamo iniziato a mangiare alle tipo, non lo so, alle 6:30, alle 7, abbiamo finito mezz'ora fa, cioè alle 10:30. Tra esperimenti pirotecnici, piromani con candele sotto steroidi, sgombro alla carta igienica, direi che è giunto il momento di andare a dormire. Ciao, a domani. Buongiorno ragazzi, non so se si vede qualcosa, ma finalmente, dopo una lunghissima notte gelida, sta albeggiando, quindi finalmente è giunta l'ora di uscire da questo freezer. Sei qua fuori? Sì. Dai, anzippa. Ghiacciatissimo. Così sentiamo in tempo reale come ha passato la notte il nostro eroe. Buongiorno. Buongiorno. Hai dormito te? Ma insomma, ho passato notti migliori, direi. Colazione fatta, fornello del bivacco acceso. La notte è stata, per quanto mi riguarda, abbastanza miserabile. Fresca. E niente, adesso aspettiamo ancora un po', ti scaldiamo un po' e poi iniziamo a scendere. Siamo in partenza anche dalla nostra calda dimora. Un paio d'orette siamo al furgone, magari ci fermiamo in rifugio a berci una birra gelata. Dopo una breve pausa, non tanto breve, al rifugio con cioccolata calda e asciugatura tende, per modo di dire, ci stiamo dirigendo a valle. Io sono più morto che vivo, sto dormendo in piedi come i cavalli. Invece Ale ha detto che ha dato, cos'è che hai dato alla tua notte, un 7,5? 7,40. Ecco, 5. Per quanto mi riguarda non so se arriva al 4. Adesso stiamo attraversando una zona
che è stata battuta nel 2018 da Vaia. Abbastanza impressionante perché mi ricordo com'era qua. Era un, sì, una foresta normale, alta, grande, bella. Siamo appena arrivati al furgone, però mi sono reso conto che non so proprio cosa dire. Ciao ragazzi, eccomi qua reduce da questo weekend con Alessandro. Come vi dicevo all'inizio del video, mi scuso per il fatto che ho registrato poco, ho fatto pochi video e sono stato un po' scarno, più minimale del solito, e mi scuso, però volevo proprio, come vi ho già detto, carpire il più possibile l'arte da Alessandro e niente, approfittare appieno della, godermi appieno la compagnia. Spero che a breve riuscirò a mettere a frutto i suoi insegnamenti e spero che i miei video inizieranno a sempre di più a migliorare dal punto di vista qualitativo, perché è una cosa che ci terrei a fare, a portare avanti, restando comunque sempre sul minimale anche per quanto riguarda l'editing. Tutto qua, io vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima.